Vi voglio raccontare una storia. Donne. Dunque, chi ha creato Shiva, Brahma e Vishnu? Bene, nei Veda si racconta che a un certo punto, all'inizio della creazione, c'erano Brahma, Vishnu, che discutevano tra di loro su chi fosse il primo dei due ad essere nato. E Vishnu diceva: no, sono stato il primo io, tu devi venerare me. E Brahma rispondeva: no, no, sono stato il primo io, tu devi venerare me. Mentre questi due litigavano, apparve una forma luminosa, immensa, e da questa forma luminosa immensa uscì una voce, la voce di Shiva, che diceva: no, voi due, per stabilire chi è che è nato per primo, dovete riuscire a trovare l'inizio e la fine di questa luce che io sono, che io esprimo. Allora, Brahma, dovete andare in direzione dell'alto e Vishnu, dovete andare in direzione del basso. Brahma, che era molto scorretto, si fece ad aiutare da un fiore trascendentale perché si accorse che più saliva in alto e meno trovava la fine. E quindi, con lo stratagemma di questo fiore trascendentale, si ripresentò al centro, diciamo, di questa luce dove veniva emanata la voce di Shiva e disse: ah, guarda, sì, io ho trovato la fine di questa luce. E Vishnu invece, molto più onestamente, disse: no, guarda, secondo me questa luce non ha né un inizio né una fine. Allora Shiva disse: avete torto tutte e due. Non è come dice Brahma e non è neanche come dice Vishnu e non è nemmeno come dico io, perché noi tre siamo stati creati da qualcos'altro. E allora Vishnu e Brahma chiesero: chi ha creato noi tre? Chi ha creato noi creatori? E Shiva disse: osservate, osservate davanti a voi. E davanti a loro comparve una nube luminosa, immensa, una nebulosa. E così Brahma e Vishnu chiesero a Shiva, gli dissero: ma che cos'è questa cosa? Aspettate, gli disse Shiva, ora glielo chiediamo. Così Shiva si rivolse a questa nebulosa e gli chiese, disse: tu chi sei? E la nebulosa rispose: me, who? Io sono l'inizio, sono la fine, sono colei che ha creato tutto, che distrugge tutto, che ricrea tutto e ridistrugge tutto. E voi tre potete essere definiti solo in base alle vostre azioni. Sei quando fai. I tre dei rimasero un po' perplessi di fronte a questa voce femminile e dissero: ma noi francamente non riusciamo ancora a capire. Allora la voce prese forma di una dea, la dea Mahakali, che comparendo davanti ai tre dei disse loro: voi siete stati creati da me. Lui non esiste senza di lei e lei senza lui non sarebbe. Osserviamo questa frase che è scritta nei Veda. Lui senza di lei non esiste. Esiste, se non mi ricordo male, un avverbio. Lei senza di lui non sarebbe. Sarebbe un verbo. È con il verbo che tutto è stato creato. Tutto è stato creato quando la coscienza, l'Adi Para Shakti, la coscienza è femminile, disse: io sono.